ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Parte la seconda giornata della BIT di Milano per lo stand Abruzzo, anche l'arrivo del ministro del turismo Garavaglia, un incontro con gli operatori, con le autorità. Noi abbiamo incontrato il presidente di Legambiente Di Marco, il presidente di Legambiente Abruzzo, che ci ha parlato proprio dell'attività di Legambiente, come si sposa con il turismo e con i progetti della regione Abruzzo per una vacanza attiva nel verde della regione. Andiamo ad ascoltare l'intervista e poi vi lasciamo la linea. Presidente, Legambiente e il rilancio per il turismo, un'attenzione particolare qual è al punto di questo nuovo anno 2022? Ci aspettiamo finalmente di poter mettere da parte questa pandemia e provare a ripartire, ovviamente sulla spinta di un turismo sostenibile. Per l'Abruzzo, che è la regione verde d'Europa, questo ha ancora più valore perché la biodiversità non solo è un tema di valorizzazione, a nostro avviso, ma anche di attrattore turistico d'eccellenza. E siamo qui alla BIT per presentare le nostre esperienze abruzzesi che mettono appunto la natura al centro e la qualità della vita anche per i turisti e non solo per gli abruzzesi. Quali saranno le proposte di quest'anno e le opportunità? Si lavora sulla fascia della vacanza attiva per le famiglie, con un turismo appunto attivo e sostenibile. Questo tiene al centro il cicloturismo, il trekking, tutti quei sport che ci aiutano a scoprire anche gli spazi verdi di cui l'Abruzzo è forte, ma al tempo stesso un turismo di qualità che mette al centro anche la qualità alimentare, quindi parliamo di percorsi di enogastronomia e in particolare l'attenzione alle nostre eccellenze, sia le aree protette, i parchi nazionali, ma anche la Costa dei Trabocchi con la sua tanto attesa Via Verde, che è un esperimento pilota di infrastruttura ciclopedonale.